quant'io vidi in due ombre smorte e nude, che mordendo correvan di quel modo che il porco, quando del porcil si schiude. L'una giunse a capocchio, ed in sul nodo del collo l'assannò, sicché tirando, grattarli fece il ventre al fondo sodo. E l'aretin che rimase tremando mi disse: quel folletto è Gianni Schicchi, e va rabbioso altrui così conciando. Siamo nel 30° canto dell'Inferno, nell'8° cerchio, nella 10ª bolgia, dove vengono puniti i falsificatori di identità, di moneta e di parola. I falsificatori di identità, ovvero coloro che finsero di essere altri da sé a scopo fraudolento, sono puniti con la rabbia perpetua. E per introdurre la furia di questi dannati, Dante apre il canto con due episodi di mitologica pazzia, tratti dalle Metamorfosi di Ovidio. Il primo episodio appartiene al ciclo tebano. Ha come protagonista la furia di Giunone, la quale scopre l'unione illecita tra Giove, il marito, e Semele, la figlia del fondatore e del re di Tebe, Cadmo. Giunone, per vendicarsi, fa in modo che Semele veda il vero aspetto di Giove, il suo aspetto divino, perché sa che un mortale non può sostenere la visione divina senza rimanerne ucciso. Quindi Semele viene incenerita, ma la sua furia si scaglia anche su altri componenti della famiglia di Semele, su altre sorelle, come su Ino, sulla sorella Ino e il marito Atamante. Perché? Perché a loro venne affidato il frutto di quell'amore illecito tra Giove e Semele, ovvero Bacco, sul quale però Giunone non poteva vendicarsi perché oramai godeva dell'immunità divina. E quindi Ino e Atamante diventano pazzi. Atamante, proprio per la pazzia, vede la moglie, Ino e i figli come una leonessa e due leoncini. E prende tra le mani quello che nella sua mente un leoncino, in realtà è suo figlio Learco, e gli fracassa il volto su di un sasso. Ino, stravolta da questa visione, fugge verso il mare e si getta da una rupe con l'altro bambino fra le braccia. L'altro episodio appartiene al ciclo troiano. Caduta la città di Troia, è morto il suo re Priamo, la moglie Ecuba approda sulle vicine coste della Tracia. Ed è triste e disperata perché ha perso suo marito, ma ha assistito anche al sacrificio di sua figlia, Polissena, per placare lo spirito del defunto Achille. La rincuora il fatto di poter in Tracia riabbracciare l'altro suo figlio, Polidoro, perché era stato affidato a un re dei Traci per salvarlo dalla guerra. Ma arrivata lì sulla spiaggia scorge in lontananza il cadavere di Polidoro. A questo punto il dolore e la rabbia che deriva da questo dolore per la perdita di Polidoro, di Polissena, del marito, di Priamo, fu talmente forte che le stravolge la mente e comincia a latrare come un cane. La storia di Atamante, di Ecuba, serve per farci capire quanto l'estrema pazzia possa mutare l'animo umano e per introdurre i dannati di questo canto. Ma comunque dice Dante che questi esempi di solenne pazzia, di mitologica pazzia, non reggono il confronto con la furia che lui sta osservando in quel momento. In particolare di due ombre che corrono come dei forsennati mordendo gli altri dannati con grande impeto, con grande ira. Praticamente sono dei dannati che da perseguitati dalla loro condanna, quindi dalla rabbia perpetua, diventano persecutori degli altri dannati, praticamente diventano altri diavoli. Ed è proprio a questo preciso momento del canto che si ispirò il pittore francese Adolphe William Bouguereau nel 1850 per dipingere qualcosa che potesse destare paura, terrore, potesse spaventare lo spettatore, scuotere la sua coscienza. Il dipinto si chiama Dante e Virgilio all'Inferno. Oggi si trova al Musée d'Orsay di Parigi.
in uno scenario infernale, reso grazie all'utilizzo di colori scuri che si accentuano sempre di più sullo sfondo, primeggiano con colori chiari due dannati. Sono luminosi, rifulgono, risaltano. Uno di essi, quello con i capelli rossi, con grande violenza sta mordendo il collo dell'altro dannato e gli sta dando una ginocchiata nella schiena per farlo piegare e cadere al suolo. Poi dietro di loro comincia l'escalation di oscurità. Infatti in secondo piano ci sono i due poeti, Dante e Virgilio, che guardano la scena. Virgilio è sdegnato, Dante è terrorizzato. Poi ancora più dietro svolazza una figura demoniaca con un ghigno malefico che guarda i due poeti e sembra che di lì a poco il suo sguardo cada su di noi, perché l'intento di Bouguereau è proprio quello di coinvolgerci emotivamente, spaventarci, farci immedesimare in questa scena, magari in Dante che appunto indietreggia terrorizzato. E poi dietro ancora ci sono dei corpi. Si intravedono dei corpi nell'oscurità, c'è un groviglio di dannati. Chi sono questi personaggi in primo piano? A sinistra c'è quello che nel canto viene chiamato Folletto, ovvero genio del male, e Gianni Schicchi dei Cavalcanti, che era conosciuto a Firenze intorno alla metà del XIII secolo per le sue doti da imitatore. E in effetti si trova in questo luogo perché in vita assunse l'identità di un defunto, di Buoso Donati, per appropriarsi della sua eredità, in particolare della giumenta più bella della sua stalla. L'altro personaggio invece è un alchimista, un falsario di metalli, è Capocchio, con il quale Dante stava parlando nel canto precedente. Bouguereau dipinge una lotta feroce, bestiale, al limite dell'umano, e lo fa con grande realismo. Sono corpi estremamente precisi e dettagliati, sono corpi in tensione e in torsione, sono un fascio di nervi, di muscoli, di tendini che si scontrano tra di loro. E questi corpi, insieme ai contrasti cromatici, ai contrasti tra le luci, le ombre, alle figure demoniache, mettono in luce il senso di tutta la scena. Le atrocità che dominano l'inferno.